talentuosissimo Ed Sheeran, questa è Shape of You. Buongiorno a tutti da Marco Guacci e Claudia Cesaroni. È tornato a trovarci il nostro Clementino. Ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, 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 bene. Ho mangiato un sacco di pesce crudo ieri, quindi bene. Sei sempre in gran forma. Sì, 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 sì. Grazie. Vieni da un momento, insomma, della tua carriera bello importante, tante sfide. Come stai? Ma bene, siamo al centro del vortice, insomma, sono in pieno firmacopie. E ieri Lecce e Brindisi, oggi sono a Bari ad Altamura, quindi ci vediamo alle varie Feltrinelli, insomma, per firmare un pochino di CD. Vulcano è uscito fuori, quindi ci siamo. Ecco, ma Vulcano è il titolo del tuo nuovo album. Quanto c'è di te nel titolo stesso? Cioè, sei un po' tu nella vita anche un vulcano? Ma sì, io sono io sono vulcanico proprio, nel senso che ho molto fuoco dentro, che nel momento in cui scrivo le canzoni oppure sono sul palco, questo fuoco esce fuori. E poi non avrei mai permesso ad un altro artista di fare un album che si chiama Vulcano. Cioè, no. Vulcano doveva essere l'album mio. Ci dovevi arrivare prima tu e ce l'hai fatta. Sì. Sono stato a Napoli venerdì. Ah. E ho visto tantissime cose in comune, insomma, tanti punti di contatto tra la Puglia e la Campania. Ma a parte il mare e la buona cucina, cioè, voglio dire, ci sta tanto veramente. Io il calore della gente, qua, sì, io quando vengo qui sto bene. Ricordo i vari battiti live, insomma, abbiamo sempre avuto un sacco di calore dalle persone, quindi ci sta, ci sta. Ricordo delle chiusure fenomenali con i tuoi freestyle nelle varie. Sì, mi ricordo una volta a Bari feci freestyle uno, forse, sì, con tutti i quartieri di Bari, quindi sì, era. Senti, bellissimo. Ma come ti accolgono quando fai gli in store? Cioè, che risposta hai dal tuo pubblico, anche attraverso i social? Perché vedo che sei uno, insomma, che è molto attivo. Ma sì, sulle sue pagine. Sì, io sto sempre sui social, nel senso che mi condividi, piace sì, condividere le cose, anche leggere i commenti degli amici. Quindi uno strumento di lavoro per te? Sì, 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 sicuramente uno strumento di lavoro. Diciamo che le pagine Facebook, le pagine Instagram ci aiutano tanto anche per vedere il riscontro, anche per capire qual è la canzone preferita dell'album, eccetera, eccetera. Qual è la canzone preferita di quest'album? Ma non lo so, diciamo adesso tutti scienziati. No, per te qual è? Per me non lo so. Le più rappresentative. Io credo di fare un genere. Sì. Mm-hmm. Che forse sono il primo esponente di questo genere. Si chiama il Black Pulcinella. Il mio genere musicale è il Black Pulcinella. Pulcinella perché viene dalla musica Neapolitan Power di Pino Daniele, e Black perché viene dall'hip hop, ovviamente, afroamericano. Fondendo insieme le cose escono fuori canzoni che possono essere introspettive, come era Ovient quando sono lontano, oppure Cenere, Ragazzi fuori, oppure pezzi che possono far divertire, ballare nei club o sulle spiagge, però che fanno pensare, tipo Cose, oppure Tutti scienziati, insomma. Ecco, noi cominciamo però con Ragazzi fuori. Ecco, la canzone che tu hai portato a Sanremo. Sì. E in cui sicuramente tanti ragazzi si sono immedesimati. C'è una chiave importante. Videoclip fatto sul Vesuvio negli scavi di Pompei. Non a caso. Ascolta il Black e ascolta il Pulcinella in questa canzone. Yeah. Clementino. Fino a quando sorriderai tra le luci del mattino e poi storie di ragazzi fuori. In questa canzone il nostro Clementino si fa portavoce, no? Di forse un'intera generazione di ragazzi che hanno le difficoltà di integrarsi nella società, che hanno difficoltà di interagire con questo sistema, con la società, con il mondo forse. Ma sì, effettivamente io credo che in un periodo di crisi così grosso che abbiamo in Italia, politico ed economico, certo, una crisi sia politica che economica, molti ragazzi che non hanno una passione, non hanno un'occupazione, magari assuefatti dalla noia possono iniziare a fare delle sciocchezze. Certo. E poi è sempre difficile trovare chi ti dà una mano ad uscire da queste sciocchezze, ma sono cose legate oltre alla droga, l'alcol, eccetera. C'è anche chi va dallo psicologo per una questione proprio di crisi personale interna. Certo. Quindi niente, viviamo una generazione di ragazzi fuori. Io ho cercato semplicemente di parlare di quello che vedo tutti i giorni al mio paese e nella mia nazione. Esattamente. Ecco, sembra una banalità, però davvero molto spesso la chiave di certe cose, certi comportamenti, anche delle devianze, è la noia per alcuni ragazzi. Sì. Cioè, ma tu ti annoi mai? Che cosa fai per combattere la noia? Non mi sembra. Cioè, no, fortunatamente no. No, ti annoiavi quando eri più piccolo? Beh, sì, tutti quanti. Sì, 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 però diciamo che ho sempre inseguito un po' il mio sogno, quello di fare musica, e alla fine è stato quello che ha battuto la noia. Magari sai, la notte mettevo lì foglio, penna e iniziavo a scrivere canzoni e passavano le ore, insomma, e così ho combattuto, insomma, la mia noia.
quando parla di inseguire un sogno, lì ci vedo il black di cui parlava prima, perché esatto, c'è Eminem, quel mondo, no? Sì. Hip hop americana, che insomma ha dato un motivo anche a quei ragazzi, quelli fuori, per uscire dal ghetto, insomma. Certo, ecco. Cioè, io sono stato anche da poco a Los Angeles, ho visto proprio ti seguo su Facebook, un mondo completamente diverso dal nostro. Loro sono proprio hip hop, cioè come noi siamo, bella cultura, sì, come noi magari vediamo un piatto di spaghetti, o loro vedono così l'hip hop, cioè loro si respira, ecco, l'hip hop. È incredibile. Sono stato in un posto a Los Angeles, in questo garage, dove c'erano questi ragazzi di colore che rappavano come incazzati, animali, come pesanti, e io mi ero fatto così piccolo nell'angolo. Salve, non so nulla, fate voi. Però c'è anche una chiave ironica nel tuo modo di fare musica, che ricorda molto Eminem, in questo senso. Sì, perché vabbè, ti ringrazio per il paragone. Io ci vedo questo, ma nel senso che a me piace molto vestirmi in un altro personaggio, cioè diciamo mettere il mio piccolo teatro nei videoclip, come è successo nel video di Cosa mi sono vestito da San Gennaro, poi da Pulcinella, e cioè anche per sfatare certi luoghi comuni napoletani, ecco. È per questo che prima ti dicevo che dentro il tuo rap ci vedo anche un po' di commedia, c'è cioè un commediante, forse perché volevi fare l'attore, fare il rapper. Io per dirti, c'è Eminem che per esempio fa, invece di fare la rima contro Marilyn Manson, si veste da Marilyn Manson nel video. La psicologia inversa. Infatti tra un po' uscirà il videoclip di ragazzi, scusami, di tutti scienziati. Ed è bellissimo, lo dovete guardare per forza, perché è praticamente quasi il continuo di Cosa. Noi eravamo in macchina, dicevamo dobbiamo fare questo tutti scienziati. Come si può fare? Pensiamo agli scienziati. Ho pensato a Emmett Brown, Doc di Ritorno al Futuro. Però ho detto, però come lo facciamo a Ritorno al Futuro? Non c'è la macchina, un casino. Poi abbiamo pensato a Frankenstein Junior, nemmeno. Sì. Dallo scienziato, che boom, è arrivato Leonardo da Vinci. Arrivato a Leonardo da Vinci, abbiamo collegato a Non ci resta che piangere. Quindi abbiamo praticamente rifatto Frittole quasi 1500. Girato tra parentesi qui in Puglia, siamo stati a Cannole, vicino Lecce. Esatto, vicino Lecce, siamo stati lì e abbiamo rifatto. Praticamente ci siamo io e Andrea Panciroli, detto il Pancio, che ci troviamo nel film Non ci resta che piangere. Quindi i personaggi sono anche uguali, quelli che incontriamo. E tra parentesi, quelli che fanno chi siete, quanti siete, un fiorino, sono i Jackal. Gli effetti di Gomorra sulla gente, per capirci, insomma. E il video uscirà tra poco, e ovviamente un omaggio anche al maestro Troisi e Benigni. Ma il titolo perché tutti scienziati? Perché tutti sono tutti scienziati, tutto? Che sono tutti quanti. E tu sei la prima. Sono tutti quanti allenatori dopo la partita, si dice. Quindi... Tutti scienziati, Clementino. Senti. Volevo sapere come The Black Pulcinella, qui a Radio Norba, Style, Vulcano, Clementino, vai mo. Tutto scienziato, guarda gli esperti. Tutti scienziati, Clementino su Radio Norba e Radio Norba Television. Allora, io mi sono ritrovata molto nel passaggio dei selfie del bagno, ma a parte questa piccola parentesi, guarda come siamo messi sti ragazzi pieni di complessi con i selfie fatti dentro i cessi. Benissimo. Abbiamo racchiuso un tatuaggio qua, secondo questo me, questa frase. Bellissimo passaggio, no? Invece prima, insomma, abbiamo raccontato di essere tutti scienziati anche da un punto di vista calcistico, di essere allenatori, di essere Sappiamo che sei al centro del vortice, perché ci sono molte cose a fare in questo, ma domenica sera avrai 90 minuti per guardare Napoli. Mamma mia, domenica sera è tosta, dai. Ma lo so, guarda, non voglio proprio parlare della cosa. Quindi... c'è un po' di scaramanzia. Da buon napoletano sì. Comunque voglio dire, abbiamo la Juve per due volte, insomma, in Coppa e anche in campionato, quindi dai, piano piano, forza Mertens, dai, speriamo. Benissimo. Ringraziamo Clementino, che incontrerà i suoi fan e anche i suoi tifosi, visto che stiamo parlando di calcio. Oggi pomeriggio sei a Bari Bari e poi ad Altamura, quindi ci vediamo tra poco, raga, e noi ci vediamo presto. In bocca al lupo per Vulcano, grazie, e per il tour che farai dopo. Ti aspettiamo. Benissimo, ciao raga, grazie a Clementino. Ciao.